Riapriamoci è un progetto molto importante che ha intercettato circa 300 ex iscritti ad Ancescao e ad Arci, due terzi Ancescao e un terzo Arci, per capire quali sono le motivazioni per cui non si sono più iscritti. Ed è uscito molto chiaramente che il problema è stato il Covid, la paura del Covid, e soprattutto abbiamo colto come non ci fossero dei contrasti con il circolo. Quindi insomma, in qualche modo, l'idea che magari si diffonde che Ancescao la gente va soltanto per giocare a carte, non è solo per questo, o per il ballo, o per altre cose di attività pratiche. Ci sono cruciali le relazioni con le persone, quindi non c'erano dei conflitti, insomma la gente è andata via per quello, ma non è così scontato che ritorni, perché le abitudini che le persone hanno assunto durante la pandemia non sono poi così difficili da schiodare, quindi le persone hanno anche assunto nuove abitudini, e gli anziani sono persone abitudinari, non è così automatico che riprendere le attività vorrà dire torneranno le persone. Quindi bisogna avere un, diciamo in termini tecnici, un management accorto nella gestione dei centri sociali, dove bisogna avere attenzione alle persone perché possano essere aiutate, anche quando dovessero riprendere a frequentare, di trovare un ambiente adeguato dove c'è un'attenzione di natura più psicologica, relazionale, di vicinanza, che non è niente di particolarmente tecnico, ma che richiede che ad esempio una persona viene a giocare per giocare a burraco e non è in coppia con nessuno, se rimane in un angolo proviamo a ritirarla dentro. Queste attenzioni diventano decisive, assai più che le tecnologie informative dei social, che sono importanti, no? Per questo target di persone non sono così decisive. Sarà importante che nella riprogettazione, in particolare case di quartiere che riguardano Reggio Emilia e Bologna, avere attenzione a pensare che Ancescao intercetta anche altri, possa intercettare anche altri target e non soltanto gli anziani. Questo è un nodo decisivo, perché altrimenti i centri chiudono e uscire da queste routine non sarà semplice, ma è una sfida che abbiamo di fronte.